Buongiorno, sono Alessandro Marconi di pipsfishing.com. Facciamo anche questo sabato la consueta videoanalisi dei grafici settimanale e prima vi volevo far vedere una curiosità. Guardate l'immagine praticamente mia. Ora spengo la luce e ora riaccendo la luce. È molto meglio così. Volevo solo dire che non mi sarei mai aspettato un giorno di dover controllare la luce e di mettere un'illuminazione artificiale per far venire meglio un video, anche perché io non avevo mai fatto un video prima di fare queste videoanalisi su YouTube, ci pensavo nemmeno. Per cui, ecco, solamente per dirvi. Mai dire mai, perché potrebbe essere che un giorno avete bisogno di fare un qualcosa che prima escludevate di dover fare. Così per curiosità. Questa è la videoanalisi, questa è la disclaimer. Le videoanalisi di Alessandro Marconi hanno carattere puramente informativo e non rappresentano né un'offerta né una sollecitazione a effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Leggetela con calma, intanto posso chiuderla. Tolgo la mia immagine che non serve. Ok, allora apriamo i grafici e mettiamo le note. Alterniamo le note che ho scritto questa settimana ai grafici reali per confrontare le annotazioni. Allora, questa settimana c'è stato un ribasso un po' generalizzato dell'euro che poi venerdì si è rimangiato, specialmente con i cross principali. Sia contro il dollaro che contro la sterlina, questi sono grafici tutti giornalieri. Aspettate che metto questo un pochino sopra. Quindi, a livello di euro c'è stato ecco, contro il dollaro un indebolimento fino a venerdì sulla sterlina. Un apprezzamento continuo perché la sterlina con le comunicazioni rilasciate anche dal Parlamento e dal Primo Ministro si è indebolita. Con il CAD è salito, lo stesso con lo yen, 1, 2, 3, 4, 5, tutte in positivo anche se questa è una doji. Però la chiusura è positiva. Euro AUD uguale. Diciamo che giovedì e venerdì per l'euro sono stati dei bei giorni. La sterlina invece, la sterlina appunto ha sofferto tutta la settimana. Dobbiamo considerare sui grafici giornalieri che una settimana sono 5 candele, 1, 2, 3, 4 e 5, che non si sbaglia. Contro lo yen è rimasto il laterale, è rimasto il laterale. Contro il franco svizzero è scesa, si è indebolita e ha toccato il supporto. Poi passiamo al dollaro, dollaro contro lo yen è salito 1, 2, 3, 4, 5. Solamente venerdì ha fatto un pochino di marcia indietro, più che altro perché si è trovato a combattere sulla resistenza e sul lato superiore del canale e anzi, più che altro che la trend line, perché questa è una trend line leggermente
ribassista, ma di poco, perché si potrebbe anche studiare una trend line fatta così, però sinceramente vediamola come un laterale, qui si vede bene fra queste due fasce. Oh, per esempio, su questo grafico vi volevo far vedere, quando ho fatto l'analisi l'ho visto subito, che quando i grafici sono belli, quasi laterali per un periodo così, si può facilmente mettere il formato channel, cioè canale, anche se non sempre funziona bene, perché il channel prende in considerazione parecchie candele. Se a noi interessa solamente l'ultima parte, rettangolo, ecco. A noi interessa praticamente questa parte qua, che sono diversi giorni, perché essendo sul giornaliero praticamente la lateralità parte dal 17 gennaio, dal 17 gennaio. Però, ecco, già con questo canale si può vedere che in fase discendente si appoggiava sulla cosiddetta mezzeria del canale, poi è sceso. E qui ha lateralizzato. Si potrebbe, in questo caso, con il PF empty, che non è chiaramente in vendita perché è un template completamente vuoto, però una volta che ci siamo resi conto di dove mettere i livelli, si può usare anche un template vuoto e appoggiarsi con quello e tirare giù due livelli molto molto semplicemente. Non è perfettamente orizzontale, quello non lo sono quasi mai, però per esempio io qui la vedo così, per cui è pacifico che qui, come ho scritto sull'analisi, penso che se reagisce come in questo punto, viene un po' giù, magari non fino in fondo se ha forza il dollaro, perché allora potrebbe anche fare un appoggio così, per esempio, circa a metà, questo è un pochino meno della metà, però poi riprendere a salire. Però ci sono diversi modi di vedere un grafico. Questo, per esempio, è un buon punto di risalita, di parziale discesa, rimbalzo e risalita. Rimettiamo il modulo NDR, che disegna tutti i livelli da sé più le tre medie mobili e gli indicatori sotto. Allora, ho un pochino vagato. Proseguiamo questa piccola analisi fino in fondo. US Card ha battuto nel massimo dell'anno corrente 2017, che praticamente corrisponde a questa candela qui. Qui eravamo a inizio 2017, esatto, 4 gennaio. 4 gennaio 2017 ha stabilito, anzi qua è il 3, è il 3, eccolo qui. Il 3 ha fatto il massimo del 2017, qui ci si è avvicinato. Dopo questa escursione con le medie mobili distanti, non escludo un possibile ritorno verso le medie mobili. Andiamo avanti. USDCHF è il laterale, si vede bene, e
stava salendo, però qui ha fatto praticamente un doppio massimo e siccome c'è anche qua un doppio massimo, qui ne ha fatto un altro. L'ultima candela di venerdì mi ha chiuso sotto quella precedente. Potremmo pensarla così. Potremmo pensarla così. Per cui ora, prima di entrare c'è bisogno, prima cosa, che le medie mobili passino sopra al prezzo, quindi prosegua la discesa e si attesti sotto le medie mobili. Allora possiamo parlare di una continuazione della discesa. Per ora bisogna un attimo aspettare, perché potrebbe anche rimbalzare qua a 1 e 006 circa 1005, poi ritornare a salire. Se si stringe un po', vediamo che il trend era rialzista, poi si è interrotto e qui potrebbe fare una nuova onda rialzista. Cioè praticamente questo tratto potrebbe essere un semplice ritracciamento della prima onda rialzista. Bisogna aspettare un attimo. AUD USD, ecco, anche qua c'è una situazione interessante, perché eravamo su dei massimi. Mettiamolo anche weekly per capirlo. Questo è un grafico weekly. Dopo la lunga discesa ha cominciato a lateralizzare, ha fatto questo bel canale, è risalito nella parte superiore. Ora cosa si vede? Si vede che non ha più la forza chiaramente di scendere. Qui ha fatto due minimi e poi è passato sullo scalino superiore, come dico io. Per cui, e oltretutto qua un indizio sul daily è che prima le medie mobili erano sotto, eccole qua, 1, 2, 3, poi qui si sono incrociate, sono passate sotto il prezzo. Prima, scusate, le medie mobili erano sopra, poi sono passate sotto il prezzo. E proprio venerdì la candela ha fatto il minimo sulla media mobile a 100, e la media mobile a 100 tante volte sappiamo, come anche in questo caso, che è la barriera proprio del trend. Se scende e si attesta sotto, vuol dire che il trend cambia. Fino a che non rompe la media a 100, tante volte, la maggior parte, il trend della media è confermato. Per cui AUD USD potrebbe anche riprendere a salire, e sul medio termine praticamente lasciare questo livello di resistenza 1,07735 circa, al limite con estensioni a 1,7830, e iniziare una fase a medio termine di risalita. Vediamo un attimino. Poi i valori degli indicatori che uso nei template, il ciclico e la forza delle candele. L'interpretazione vi conviene leggerla nel segmento della tabella dei parametri. La tabella dei parametri ve la faccio vedere. Oggi facciamo l'analisi un po' diversa, senza stare a leggere riga per riga che cosa ho scritto. Facciamo un po' di movimento nella descrizione. Basta.
apro il mio sito, ho cambiato ieri un pochino la grafica, è più carina secondo me, ho aggiornato tutte le analisi settimanali, ecco che sono qua, analisi settimanali aggiornate il sabato. Per chi non lo sapesse, prima c'è la sezione dedicata ai grafici con Fibonacci, tutti e 15 i sottostanti che seguiamo hanno i valori dei livelli di Fibonacci tracciati con il mio metodo. Poi c'è la parte con il template che stiamo vedendo ora nell'analisi, col template NDR. Poi c'è, eccolo qua, anche questo è importante, la tabella della forza relativa delle valute a medio termine, anzi long term, perché arriva fino al mensile, al contrario dell'altro che pubblico tutti i giorni, che è dal 30 minuti al giornaliero. 30 minuti, un'ora, 4 ore e giornaliero. Qui invece parte da 4 ore giornaliero, settimanale e mensile. Il mensile lascia il tempo che trova, perché non penso che qualcuno di noi travi guardando le candele una volta al mese, però anche per avere un'idea a vasto raggio di una valuta può essere anche utile. Allora, poi sull'analisi settimanale metto anche uno schema con i grafici daily e Ikinashi, perché è utile vedere anche il comportamento delle candele Ikinashi, che tante volte semplificano la comprensione di un trend e di un'inversione. Ecco, la tabella che dicevo prima, che tutti i sabati faccio, e mi ci vuole anche una buona mezz'ora, 40 minuti, sono i dati oggettivi di tutti i sottostanti che seguiamo, cioè i 12 cross più il DAX a 4 ore, tutto il resto in daily, più il petrolio più il gold. Qui ci sono, oltre al trend dettato appunto dalla media 100, ci sono le condizioni delle tre medie mobili, 21, 50 e 100, se sono sopra o sotto il prezzo oppure se lo incrociano. Poi c'è l'indicatore ciclico, se ha un'inclinazione, se è ipervenduto o ipercomprato, la fascia superiore o inferiore rispetto allo zero, e se è in una situazione di ipervenduto o ipercomprato, se c'è una possibile ripartenza. In questo caso, per esempio, solamente sul DAX a 4 ore c'è una possibile ripartenza. L'indicatore della forza delle candele, quello più in basso, con lo stesso principio, inclinazione, colore prima delle candele, cioè delle barre dell'indicatore, poi inclinazione eventuale, e se ha nelle ultime 5 barre che corrispondono a tutta la settimana, la barra che taglia lo zero, che di solito è nera. Poi, una volta finita la prima parte, che fa una fotografia del grafico, infatti ce l'ho scritto, fotografia del grafico attuale, c'è la ricerca di elementi che possono fermare il prezzo o farli invertire la direzione. Quindi io controllo se l'onda attuale, cioè l'onda della settimana appena finita, è contro trend rispetto al trend principale indicato in cima, sì o no, oppure se è per esempio il range, per cui
non è né a favore né contro trend, e il range non si può vedere. E poi supporti e resistenze, se ci sono vicini all'attuale valore del prezzo, praticamente vicino alla chiusura di venerdì, un livello importante sopra o sotto. Per cui nei casi di un credit range scrivo sì a tutte e due, perché se è un credit range vuol dire che è compresso, altrimenti scrivo sì nella parte più vicina. Se è vicino a un supporto che in passato ha respinto il prezzo, scrivo sì sul supporto. Se è in alto e è vicino a un doppio massimo, scrivo sì sulla resistenza, perché è più facile che la resistenza fermi la continuazione del movimento del prezzo. E in fondo, in base ai miei grafici con Fibonacci che ho fatto vedere prima, indico il livello dove si avvicina il prezzo in quel momento, cioè con la chiusura di venerdì. Se ci sono uno o anche più livelli, per esempio se è nel mezzo a 76,4 e 88,6 come in questo caso, io li scrivo tutte e due. Se è spiaccicato sul 38,2 o sul 14,6 o sul 50 e c'è pochissimi pips di differenza, io ci scrivo un livello solo. E anche questo è utile per vedere se siamo più o meno a metà dell'onda precedente che ha generato la costruzione di Fibonacci, se siamo in alto o se siamo in basso. Una volta completata l'analisi, la parte di sotto, che poi stampo a parte, sarebbe le annotazioni in base a quello che ho scritto e in base a quello che mi suggeriscono i grafici. Questo è sul sito, sull'analisi settimanale, quindi lo potete anche vedere da voi, ora non sto a leggerlo tutto. Però facendo così c'è una visione perlomeno del passato completa di quello che ha fatto il grafico fino a venerdì sera. Poi al solito ogni settimana è una questione a parte, cioè si ricomincia lunedì, però ci sono cross che continuano il trend già avviato e cross che interrompono, però avendo molti riferimenti per controllare i movimenti del prezzo, si cerca di non essere impreparati, cioè perlomeno ai livelli importanti. Per esempio qua il primo che vedo, se il prezzo arriva presso questo livello, io non posso andare long, perché so già che qua probabilmente in passato ha rimbalzato e è disceso. Se io non so che qua, magari lo vedo solamente in questa fase qui il grafico senza indicatori, e vedo che qui inizia a salire, aspetto e poi mi trovo a voler entrare qua, dove ho più o meno il cursore, io probabilmente prendo un bello stop e anche alla svelta. Per cui avere un'analisi abbastanza completa dei livelli, della situazione, delle onde cicliche che mi dicono, per esempio, che se un trend è in discesa, l'onda superiore non arriva fino all'ipercomprato. È facile che mi rimanga a metà oppure anche poco sotto lo zero, e allora se gira e si riabbassa è anche la conferma che il trend riparte. Le medie mi fanno benissimo da appoggio. La 21 è veloce, si usa male per vedere i ritracciamenti, però già la 50
una bella barriera e finché la 50 e la 100 sono inclinate, come per esempio in questo caso, in caso di una ripartenza confermata anche dal ciclico, come qua per esempio, qua si può andare abbastanza tranquillamente, in questo caso short, perché abbiamo molti elementi in mano per giudicare dove vorrà andare il prezzo di lì a poco. Ok, questa era una panoramica. Il sito a questo punto è praticamente completo. Farò un video apposta sia per la sezione generale e la sezione free entry, dove ho aggiunto da 2 giorni anche un calendario dove ci scriveremo appuntamenti che ci riguardano noi come utenti del sito Pips Fishing, oppure anche notizie e dati importanti, non certo il calendario economico che si trova da molte parti, però appunti che magari i media ufficiali non comunicano, però sono importanti per fare trading. E qui il contributo anche degli utenti può essere determinante per farci avere successo. Ok, qui possiamo chiudere e finiamo un attimo l'analisi. Il DAX, visto così, fa sul 4 ore, perché sul giornaliero il DAX si lavora male, perché non penso ci siano trader che fanno trading con il DAX con il giornaliero. Io lo faccio con il time frame a 15 minuti, perché quello di 5 minuti è un po' troppo ballerino. 15 minuti diventa già, come potete vedere anche qua, diventa già abbastanza più stabile e si prendono meno stop. Il DAX, allora, per fare una breve analisi, il ciclico ci fa da guida nelle onde che sta facendo il DAX. Sta salendo, questo è chiaro, però in questa fase, diciamo venerdì sera, quando ha chiuso, se si comporta come nel passato prossimo, dovrebbe, come ho scritto nella pagina di annotazioni, dovrebbe riscendere un po' fino perlomeno alle medie, perlomeno alla media 50, eccola qua, e poi eventualmente risalire. Però in questa fase dell'inizio della settimana ci vedo una discesa verso le medie 50 e 100. Il petrolio ci ho disegnato sul time frame NDR una trend line. Lasciamo perdere questa, la considero un po' un'anomalia. Però io ci ho disegnato questa trend line che forma un triangolo, chiaramente il livello di 54 e 60, 55 per ora regge, anzi il giovedì ha buttato giù il prezzo del petrolio, però il venerdì ha subito recuperato metà candela e è tornato sul supporto, questa linea qui, eccola qua, 53 e 30. Se me lo supera e chiude lunedì sopra, per me riprende tranquillamente a salire, a cercare finalmente
di rompere la famosa fascia dei 55. Se altrimenti fa una candela rossa, una, due, e si consolida sotto questa trend line e sotto 53,30, allora può darsi che perlomeno arrivi fino a 50,73 alla base del box. Qui il ciclico è in discesa, però anche qua, poi si è fermata alla trend line. Qui la trend line è più in alto, per cui non è detto che arrivi a 51,20, per capirsi. Vediamo i prossimi 2 giorni, lunedì e martedì, che cosa fa il prezzo. Terminiamo con l'oro. L'oro ha fatto una bella settimana a ribasso, perché essendo anche rinforzato il dollaro, 1, 2, 3, 4, 5 è sceso. Oltretutto qua c'era un'importante fascia di resistenza, è tornato al solito sulle medie, e ora qui c'è un po' un punto critico, perché vediamo se riparte al rialzo. Intanto venerdì è più una doji che una pin bar. Se una pin bar c'ha un corpo molto piccolo. In ogni caso, quello che è importante notare è che ha rimbalzato sulle medie 50 e 100, per cui sembra che non voglia andare sotto. Qui la media 100 potete vedere da voi che ha proprio sostenuto il prezzo molto, molto con precisione. Qui ha respinto il prezzo, per cui per quello che vediamo, su questo grafico il prezzo continua a salire, continuerà a salire. Solo se fa una o due chiusure sotto 1236, il limite 1225, questa fascettina qua, allora potremo parlare di inversione di trend. Fino a che rimane sopra la media azzurra e anche a quella gialla a 50, per me prosegue la salita verso 1263, 85, e poi anche sopra. I nostri grafici sono finiti. Questo lo potete trovare sul sito, sulla sezione settimanale. E niente, io vi saluto, vi auguro buona settimana di trading. La prossima settimana ci sono i non farm payroll, non ci sono stati ieri e ci sono la settimana prossima, il 10 venerdì. Grazie e ciao a tutti.